Focalizzare l'attenzione sulla figura poliedrica e complessa di Ettore Ciccotti, storico, giurista, pubblicista, docente parlamentare, nato a Potenza nel 1863, è l'obiettivo del lavoro di tesi svolto da Giuseppe Campanelli, approfondimento con il quale si è aggiudicato il premio della nona edizione del concorso Studi e ricerche sulla Basilicata, promosso dal Consiglio regionale. L'autore ricostruisce con perizie ed approfondite ricerche bibliografiche ed archivistiche il percorso umano e culturale di uno dei maggiori meridionalisti lucani. Ciccotti, come intellettuale e politico lucano, amante della terra natia, condusse numerose battaglie d'opinione. Campanelli, nel suo studio, ricorda l'interpellanza che il giurista propose alla Camera nella seduta del 28 aprile 1902, con la quale poneva l'attenzione sulle condizioni della Basilicata. L'intervento, che riproponeva la questione del Mezzogiorno, destò l'interessamento del Presidente del Consiglio Zanardelli, che conseguentemente emanò una legge speciale. La tesi di Giuseppe Campanelli è consultabile sul sito istituzionale del Consiglio regionale.